È difficile, cari amici, in pochi secondi dire quali risposte creative sono state trovate a livello universitario. Sono numerose, come afferma anche l'Ateneo di Trento, videoconferenze, lezioni a distanza, webinar, cioè seminari a piccoli gruppi in cui è possibile interloquire. Particolarmente interessante l'esperienza che ci racconta Augusto Goio su questo numero di Vita Trentina, realizzato al corso di laurea per educatori professionali a Rovereto. Seguite dal professor Dario Fortin, le studentesse hanno cercato di portare avanti un laboratorio in cui la relazione d'aiuto viene sperimentata in alcune aule virtuali attraverso un lavoro assolutamente innovativo che ha preso spunto dall'emergenza per provare a immaginare delle modalità nuove, appunto, di relazione a distanza. Quindi gli esperti, gli addetti ai lavori che si trovano a trasformare in opportunità quella che è una necessità.